Michela ha fatto un'analisi perfetta, ma tra l'altro ci ha ricordato che fra pochi anni la Francia sarà il paese europeo più grande, perché italiani e tedeschi stanno diminuendo, i francesi stanno aumentando. E in Francia ci sono politiche sociali che stimolano la nascita anche, no? Oltre che gli più immigrati. Ma io ti chiedo, sì, tu sei della generazione proprio... Quella che ha cominciato, esatto, a non fare figli, siamo è noi. Solo una... Premesso che sulle ragioni economiche siamo tutti d'accordo, mancano gli asili nido, mancano mutui per la casa, per stimolare i giovani, consentire a chi non ha familiari in grado di garantirgli il mutuo, certo, il potere, dato per scontato che queste sono le cose che la politica deve fare, però invece a te come essere umano proprio ti chiedo, è solo questa la ragione secondo te, o ci sono anche delle ragioni psicologiche? No, allora, adesso, se la domanda è proprio a me come essere umano, come mai non faccio figli, non ti so rispondere, questo è uno dei problemi che stiamo indagando evidentemente. Credo che la mancata percezione di futuro, che ha a che fare con le condizioni economiche, ma anche con la costruzione di una prospettiva. Non a caso ci sono persone che arrivano da altre parti del mondo in condizioni economiche peggiori rispetto alle nostre, che però hanno una prospettiva di crescita. Noi non ce l'abbiamo, ci siamo molto addormentati su questa cosa, non l'abbiamo pretesa. Questa cosa ha allungato la fine dell'adolescenza, quella ufficiale, verso l'inizio dell'età adulta in una lunga bolla di 20-25 anni, che è proprio quella che un grande personaggio di Bologna che si chiama Danilo Masotti chiama adultolescenza, che produce che parola. Noi saremo dei ragazzini fino a 45-50 anni e poi a un certo punto ci sveglieremo e ci sentiremo vecchissimi. Non mi guardare, ma Alberto, rapidissimo.